lo spazio settimanale dedicato ai giocatori della Teolci. Oggi siamo in compagnia di Alessio De Rudas, il guerriero del centrocampo biancoceleste e anche della difesa, visto che domenica si è stato schierato difensore centrale. Allora, partiamo proprio da domenica, Alessio, una sconfitta per 2-1 contro la prima della classe. Come la possiamo commentare? Secondo me una sconfitta è immeritata, perché domenica abbiamo fatto la nostra partita come sempre, però due occasioni, hanno avuto due occasioni, non siamo andati bene in copertura e ci hanno fatto il gol. Il primo gol è venuto da una disattenzione nostra difensiva, non siamo andati a chiudere bene e Ferreira è stato bravo a metterla dentro subito. E il secondo è arrivato con... siamo andati a fare un fallo al limite dell'area, a calcio di punizione. Sono stati due episodi che ci hanno condizionato. Quindi magari un po' di sfortuna, anche se vogliamo. Però che si può dire, abbiamo fatto la nostra partita, come sempre, da tutte le parti che andiamo, facciamo la nostra partita e è arrivata la prima sconfitta stagionale, dai. Sicuramente. Senti, la Teolci non è una squadra abituata a perdere, perché l'anno scorso è capitato per due volte, quest'anno c'era anche la bella abitudine, diciamo, di proseguire con queste belle prestazioni anche con dei risultati positivi. Allora ti chiedo, che settimana è questa che state vivendo, come la state affrontando, se c'è qualcosa in particolare oppure se non è cambiato niente, diciamo. No, noi continuiamo sempre a lavorare. Domenica abbiamo perso, però ci rialziamo. Domenica siamo contro il Fertile, andiamo ad Alghero, facciamo la nostra partita, mettiamolo nel nostro gioco e andiamo a vincere. Sicuramente. Ecco, qualche assenza pesante, perché mancheranno sia Omar che Giacomo. Alessandro per infortunio, insomma, un po' di problemi. Andreu è squalificato. Ma che cosa cambia secondo te la doppia sfida di Coppa Italia che c'è stata all'inizio stagione? Secondo me, guarda, noi abbiamo dei giocatori validi che non stanno giocando, e quindi li rimpiazzeranno alla grande. Dai, ci sono i vari Pedoni, i vari Domenico che non sta giocando, e poi ci abbiamo dei giovani validi che stanno facendo, ogni volta che vengono chiamati a iniziare dall'inizio, fanno bene, dai. Fanno bene sicuramente. Sì. Senti, tu sei uno che ha esperienza, perché hai fatto anche comunque la Serie D con la maglia dell'Alghero, anche col Calangianus, comunque hai tanta esperienza. Questo campionato di eccellenza, come lo stai valutando? Cosa ti sta, diciamo, impressionando? Se impressionare è una parola giusta, diciamo. Sta impressionando che le varie squadre che abbiamo incontrato hanno grandi individualità, come Ferreira domenica, Nuvoli e Siazzu, che lui ha fatto una grande squadra per vincere il campionato. Quindi ci sono giocatori validi che al minimo errore ti puniscono e ti fanno il gol. Quindi bisogna stare sempre attenti. Questo è sicuramente un aspetto da tenere conto. Poi vabbè, che dire, i giovani, che sono quattro e prima erano due. Però da noi stanno comprando tutti bene, i giovani sono molto bravi e speriamo di continuare questa striscia positiva. Sicuramente, molto positiva. E domenica Pierluigi ti ha schierato, come dicevamo in apertura di intervista, difensore centrale. È un'emergenza ovviamente, ma tu come ti trovi? E potrebbe essere in prospettiva anche questo, diciamo, un ruolo in chiusura di carriera, insomma, è tra 15 anni, cosa dici? A domenica mi sono trovato bene, difensore centrale, in coppia con Idu, ma secondo me chi fa un centrocampista può fare anche il difensore centrale, perché i movimenti sono sempre gli stessi. Poi il mister qua, il difensore centrale, ti dice di giocare la palla, di impostare, quindi è come un centrocampista. Soltanto che c'è più responsabilità, che dietro di te c'è la porta, c'è il portiere. E puoi sbagliare poco. Sì. Senti, da più parti, insomma, c'è grande entusiasmo nei confronti del Latte Dolce. Chi segue la squadra anche dall'anno scorso e sicuramente crede che possa arrivare lontano. Tu personalmente che ti sei fatto? Questo Latte Dolce dove può arrivare nel campionato di eccellenza? Secondo me, il primo obiettivo di quest'anno è salvarci. Poi prima ci salviamo e poi possiamo vedere in futuro cosa si può fare. Comunque, se fare playoff oppure prima ci salviamo. Tu comunque butti acqua sul fuoco, sì. primo obiettivo. Però secondo me può fare bene. Se continuiamo così si può arrivare anche in alto.
Sicuramente. Senti, un'ultima battuta invece su questo soprannome Billeddu che ti è stato lo so, affibbiato dall'anno scorso oppure te lo porti dietro dagli anni passati? Raccontaci un po' questa aneddoto. Da un giocatore, Billo Talanas, che gioca quest'anno con la Dorgali ed è uno di quelli tirriusi, quindi Billo poi uno nel Morese, quei posti lì, è uno tosto. E quindi l'ho preso da lì. E quindi è l'inutivo di Billo, diciamo. Billeddu. E ti piace questo soprannome? Sì. Mi dà grinta quando dico Billeddu, proprio. E infatti adesso bella... ti dovrai rifare di quello schiaffo con Giacomo, appena ritorni subito con grinta. Benissimo, benissimo. Allora, grazie. Alessio De Rudas, come sempre, è gentilissimo. E insomma, in bocca al lupo per questa partita importante di domenica a Fertilia.